Maestosa, compatta, silenziosa, ha sfilato ieri sera da Cireale per manifestare la solidarietà di tutta la comunità nei confronti di Teodoro Pulvirenti, il ricercatore 37enne che ha denunciato le violenze sessuali subite quando aveva 15 anni da Don Carlo Chiarenza, sacerdote ora rimosso dall'incarico di parroco della chiesa di San Sebastiano. Quel Don Carlo che in un video a telecamera nascosta sembrerebbe ammettere certe attenzioni. Ma più in generale la fiaccolata di ieri ha voluto rappresentare il rifiuto senza sé e senza ma dell'omertà che copre chi si macchia del crimine orrendo della pedofilia, sia esso un sacerdote o un laico. Una formula, quella della contestazione senza colpevoli, che aveva auspicato sabato sera il vescovo di Acireale in un colloquio informale con i giornalisti. La condizione è che non sia contro nessuno. Con questo non voglio dire, stiamo attenti, con questo non voglio dire che non voglio chiarezza, verità, giustizia. E anche se una giustizia è giustizia, anche se una sentenza di condanna, sempre con la stessa chiarezza che una condanna e le pene corrispondenti alla condanna sono per la redenzione degli uomini, tutti. Il capo della curia acese ha tenuto anche a precisare di aver appreso la storia dei presunti abusi da un suo figlio spirituale solo pochi mesi addietro. Poco tempo fa è venuto questo mio figlio Occio, a cui sono molto legato, e mi è venuto a raccontare questa storia strana, terribile, complicata. Io ti avviso, ma mi ha detto che sono andati, insieme a un'associazione che si occupa di queste cose, alla Santa Sede. E nel momento in cui una denuncia, una notizia arriva alla Santa Sede, loro che sono autorità superiore agiscono o ci dicono dall'alto cosa fare. E infatti la Santa Sede ha intrapreso l'iter per il processo canonico, dando mandato a Monsignor Raspanti di nominare una sorta di giudice istruttore esterno alla curia per compiere indagini e inoltrare il responso alla Congregazione per la Fede. Dal canto suo, Don Carlo, che per mesi era rimasto in silenzio, quale scrupoloso rispetto verso il suo ministero, è uscito allo scoperto sottolineando strumentalizzazioni nel montaggio del video che lo incastrerebbe e più in generale dicendosi fiducioso nel corso della giustizia.